Ciao a tutti ragazzi, sono Legolas 90, sono qua con Ambu. Ciao a tutti. E come vedete qua dietro alle nostre spalle c'è Sleeping Dogs che abbiamo avuto modo di provare. Parlerò velocemente dello stand dicendo che era uno stand piuttosto semplice dove non abbiamo avuto alcuna assistenza, ma alla fin fine abbiamo avuto una decina di minuti per provare una modalità single player dove ci siamo trovati in due situazioni differenti. La prima in un inseguimento abbastanza spettacolare dove abbiamo avuto modo un po' di provare i controlli, vedere anche le azioni del personaggio, come superare gli ostacoli, che erano piuttosto emozionanti, erano anche molto ben realizzati e direi soprattutto cinematografiche. Concluso l'inseguimento ci siamo trovati in uno scontro dove abbiamo notato un po' il sistema di combattimento del gioco, dove lo paragonerei a Batman per rendere l'idea, ossia andremo a urtare, colpire i nostri nemici con la pressione di un singolo tasto. Questi, a differenza magari di un Assassin's Creed, tenderanno anche a reagire, quindi magari nel momento in cui andremo a combattere contro il nostro nemico, uno alle nostre spalle potrebbe provare a prenderci, ad afferrarci, e noi dovremmo essere repentini nel premere il tasto adibito alla reazione, ossia Y, per poter contrastarlo e fare una contromossa. Contromossa che sono seguite da una sequenza abbastanza cinematografica in cui vediamo il nostro personaggio magari andare a rompere un braccio, la gamba, a seconda dell'attacco del nostro nemico. È piuttosto semplice riuscire a interagire con questo sistema perché vedremo il nostro nemico illuminarsi di rosso quando tenterà di attaccarci. Comunque è un sistema molto ben realizzato. Però il gioco non si basa solamente su scontri corpo a corpo, ma anche tramite alcune sparatorie di cui vi lascerò parlare ad Ambu. Queste sparatorie o eventualmente combattimenti, diciamo, con armi varie sono molto ben fatti, sono presenti anche diverse slow motion che verranno attivate nel momento appunto più epico dello scontro. E inoltre un piccolo particolare che Lego non ha detto per quanto riguarda lo stand è che rispetto agli altri stand si differenzia perché all'entrata potevi scegliere se volevi andare a usare l'Xbox o la PS3, mentre invece quasi tutti gli altri stand avevano magari uno sponsor o qualcos'altro e ti facevano usare per forza o l'Xbox o il computer più un joypad o la PS3. Sono presenti anche nel gioco molte scene, diciamo, molti modi di interagire con il personaggio e l'ambiente che ci circonda attraverso delle mosse particolari, diciamo, prendendo i nemici, afferrandoli e sparandoli un po' in giro per la nostra mappa. Sì, in pratica avremo la possibilità di afferrare i nostri nemici e nel momento in cui andremo a afferrarli potremo interagire con alcuni elementi. Nella demo c'era ad esempio un condizionatore con una ventola dove potevamo infilare la testa del nostro povero nemico o anche una fornace dove bruciarlo vivo. Insomma, andando alle conclusioni di questo videogioco, promette davvero bene, era molto divertente da giocarlo, era anche immediato, anche Ambu, nonostante non abbia mai giocato con un controller, si è trovato molto bene, vero? Vero, infatti il mio problema di questo Gamescom è stato proprio usare i controller nei giochi dove ho, diciamo, preso molte botte, le persone che mi guardavano scandalizzate, però devo dire che è un gioco che mi è piaciuto davvero molto, sono convinto che valga la pena di comprarlo e sarà un gioco che meriterà davvero molto all'uscita. Quindi questo è tutto dallo stand di Sleeping Dogs che vedete alle nostre spalle, fateci sapere le vostre impressioni da questa piccola anteprima che abbiamo fatto, troverete anche dei trailer su YouTube, quindi un consiglio, provatelo, provate a guardare qualcosa perché merita davvero molto. Un saluto da Lego e da Ambu. Ciao a tutti!